noi hanno sognato di vedere Leonardo DiCaprio nei panni di un supereroe? Almeno da quando il suo Jack è morto senza nessuna apparente giusta motivazione, perché tutti noi sappiamo che lei poteva farsi un pochino più là su quella porta. Ma va bene, è storia vecchia. Nel cuore di milioni di fanciulle e anche di fanciulli è nata una voglia di rivalsa. Una gioia, una giustizia per Leo. Attore impegnatissimo, bellissimo, bravissimo, stupendissimo, tuttoissimo. Perché non fargli fare un bel supereroe? Anche perché, parliamoci chiari, ormai lo fanno anche cani e porci. Ma vabbè, ma detto ciò, è di questi giorni la notizia che Leonardo porterà su grande schermo Capitan Planet. Tutti in fibrillazione, tutti felicissimi, e invece... ma è una gioia. Nel senso, il film lo farà, ma come produttore con la sua Appian Way Production. La serie animata degli anni 90 diventerà un film grazie anche alla collaborazione della Paramount Picture. Ve lo ricordate voi? Era pure biondo e aitante, proprio come Leo. Insomma, sarebbe stato perfetto come paladino della giustizia, come giustiziere del riciclo. Già me lo vedevo con una tutina che masticava zenzero. La storia è questa qui, aspettate che leggo perché è particolare. È quella di uno spirito della Terra, ovvero Gaia, che invia 5 anelli dotati di poteri magici a 5 giovani scelti come ecodifensori, ognuno rappresentante una delle 5 principali etnie umane e ognuno con un potere di un elemento naturale. E tutti insieme possono evocare il supereroe noto come Capitan Planet. Ora, siamo seri? No, perché non so se gli autori degli anni 90 si fumavano dei funghetti, cioè non riesco a capire. Cioè, capite che non è colpa nostra se siamo una generazione di trentenni completamente allo sbaraglio? Leo, salvaci tu. Ricordate di seguire sempre Screen Week per essere aggiornati sul mondo del cinema e noi ci vediamo al prossimo frame, con tutina e zenzero, mi raccomando. Ciao!